stato molto importante stabilire con il sindaco di Austravetere, Massimo Bello, un rapporto di collaborazione che sicuramente porterà grandissimi benefici a questo comune, e io sono sicura che anche altri politici del territorio, altri sindaci potranno seguire l'esempio di Massimo. Ma la Regione Marche si auspica che cerchi di portare più Marche in Europa e nel mondo, e di non stare ad aspettare magari che sia l'Europa a venire nelle Marche. Credo che il progetto dell'Adriatico Ionico sia una buona idea percorribile, ma non credo che sia la risoluzione di tutti i nostri problemi. Credo molto nella azione varata dall'Unione Europea sulla Small Business Act, cioè su tutta una serie di azioni che aiuteranno le PMI e le imprese, e in particolare credo che le imprese marchigiane trarranno beneficio ad esempio da provvedimenti come la riduzione drastica dei pagamenti fra i fornitori all'interno delle filiere. Quindi in merito anche dell'onorevole Roberto Angelilli, vicepresidente al Parlamento Europeo, e di tutta la rappresentanza italiana in Europa. Intanto Austravetere è un comune che ormai si può definire con certezza un comune europeo, perché ha incominciato e sta consolidando un rapporto con le istituzioni europee che sta dando anche dei frutti positivi all'interno del nostro territorio. La mia collaborazione all'interno dell'ufficio staff del vicepresidente del Parlamento Europeo, ma anche la mia collaborazione all'interno del gruppo del Partito Popolare Europeo in qualità di consulente, di consigliere, dà la possibilità non soltanto a questo territorio ma anche ad altri comuni e all'intero territorio della provincia di poter avere un punto di riferimento all'interno delle istituzioni europee. Io ben volentieri porto avanti quella che è la strategia dell'Unione Europea sul nostro territorio, nel nostro territorio sia provinciale, ma oserei dire anche va al di là della stessa provincia, e in più cerchiamo di portare nella nostra comunità, ma anche nelle comunità che ci circondano, quelle che sono le opportunità offerte dall'Europa. Intanto il nostro comune è diventato uno dei 2500 comuni che ha firmato un patto di sindaci per l'energia sostenibile, quindi una politica ambientale e di energia ecosostenibile per rendere migliore la qualità della vita. Ma in più ci stiamo adoperando come comune e allargheremo, anche cercando di consapevolizzare gli altri territori, stiamo portando avanti anche a sostegno di ciò che sta facendo la Regione Marche, cioè per la costituzione della macro regione adriatica ionica, che può rappresentare nel 2014 un punto di riferimento importante nelle politiche di coesione sociale che vanno dal 2014 al 2020. Ma in più quello che vogliamo fare è puntare sulla cittadinanza europea, cioè dare la possibilità a tutti di rendersi consapevoli che l'Europa c'è, non è lontana come qualcuno pensa che sia, ma soprattutto cerchiamo anche di far avvicinare i cittadini a quello che è l'Europa. E come diceva Altiero Spinelli, uno dei padri fondatori dell'Unione Europea, occorre cominciare a pensare europeo. Austravetere lo sta facendo, cercheremo di farlo fare anche a tutti gli altri.